Allora come se ne esce da questo non corpo, non spazio, non tempo? Bella domanda, infatti. Io posso solo dire. Una domanda un po' farlocca così. Però cioè, da questa cena dobbiamo andare via con una strategia per opporsi al potere, al controllo. Se no, se non andiamo via con una strategia, vince ancora il fatto che l'unica, diciamo, strategia rivoluzionaria o di attrito è il suicidio. È l'unica che ti sottrae da quel potere lì e ritorna proprio nel non corpo, nel non luogo e nel non tempo. Quando arrivi lì, sei nel non. Sembra l'unica soluzione. Mi sottraggo radicalmente al... Ti prego. L'indigerimento del padre. Ed è anche una soluzione ecologica, perché cioè anche abbiamo parlato di tecnologia, questa esaltazione però è sempre unidirezionale, mi sembra, sempre antropocentrica, nel senso che l'uomo ha inventato la rete per catturare i pesci, ma non hanno mai chiesto ai pesci se erano contenti che qualcuno abbia inventato la rete, e così per qualsiasi invenzione tecnologica, noi ce ne rendiamo fieri, siamo premiati, però in modo molto cieco, mi sembra, e che però porta poi in quel non luogo, non tempo, non spazio, che forse è l'unica soluzione per anteporsi al controllo, alla distruzione, il nostro orientamento. Quindi o andiamo a casa con una soluzione o come dice Schopenhauer, il suicidio non è la soluzione, perché risponde proprio al dettato della volontà, no? La volontà vuole questo e allora io assecondo quello che è il volere della volontà, no? Di questa forza cieca e razionale che ci travolge. Quello che sono state le mie riflessioni, poi concretizzato in particolar modo in quel testo, quello più che altro delineare una forma di tendenza verso cui, secondo me ed altri, stiamo andando, e in base a quello, a questo sapere, a questa riflessione, aprire spazi a altri. Altri, è vero, come dicevamo prima, a volte sono atteggiamenti singoli, una tecnologia del sé proprio, di ripensare la propria corporeità, quindi di sottrarre tempo al tempo schermo, all'utilizzo di determinati dispositivi, averne la padronanza, è giusto quello che, secondo me, dicevi tu. Cioè, lo leggiamo sempre da un punto di vista antropocentrico, e quindi a ripensare la nostra relazione appunto con le macchine, con il non umano in generale, che siano essi macchine, piante o animali che siano, a ridimensionare e a riorizzontalizzare, ecco, diciamo, il rapporto. Però poi la filosofia serve a questo, apre nuovi percorsi di pensiero, introduce una critica, apre delle prospettive. Non possiamo andarcela a casa... una strategia tecnica, una prospettiva che si indicava nella nostra introduzione, il soggetto etico. Soggetto etico non esiste, però è quello che si pone in opposizione all'uomo consumer, cioè quindi colui che riduce le proprie capacità, la propria propensione, si autodisciplina rispetto alla propria compulsione al consumo. Di tutto, di informazione, ma di consumo anche materiale, cioè sia materiale che immateriale. E allora quello che dicevamo prima, anche il discorso tra la dimensione della convivialità, cioè della vita attiva, di quello che mette in gioco altre forme di relazione che non sono prettamente produttive, perché la forma produttiva e poietica è quella, diciamo, dell'uomo occidentale, dotato di questa forma linguistica, come diciamo, che è vero che è emancipazione nel nostro mondo, ma è anche vero che è stata la forma di dominio poi, e quindi questo è fondamentalmente. Poi nel concreto, è ovvio, poi ognuno cerca insieme di costruire altre forme, per sé e in modo collettivo. Sicuramente sganciarci dalla relazione mediata da questi mezzi, quali possono essere lo smartphone, l'identità, ritornare in un'identità più carnale e meno identità di connessione. Come dice Biffo, connessione contro la connessione. Sì, una dimensione etica, cioè un'etica delle relazioni più che un controtendenza all'etica dei contatti, fondamentalmente, perché poi è questa la condizione di similitudine e di solitudine, perché è un sistema che connette ma isola.
automaticamente, cioè non è che se ne esce da lì, da quella dimensione, cioè è strutturato così e funziona così, non c'è altro modo per farlo funzionare. La domanda di rito finale è: quale domanda potremmo farci in seguito alla nostra conversazione per proseguire, aprire alla ricerca, a una ricerca condivisa? No, non saprei, no, ti dico la verità, non saprei cosa risponderti, ecco. Hai appena detto che bisogna assumere una vita un po' più morigerata, sia nei consumi materiali che immateriali, e le domande fanno parte dell'immateriale. E forse ridurre anche le domande. Ah, ridurre le domande, beh sì, mi piace. Non... Perché la domanda poi c'è una ricerca verso una risposta, e quindi quella ricerca lì è insaziabile, quindi va a sgretolare. Mi hai fatto riflettere su una cosa, cioè la difficoltà di riposizionare la domanda, cioè di porsi le domande giuste. Domanda giusta non sappiamo in assoluto quale sia, né singolarmente né collettivamente. Però ecco, il tentativo, secondo me, è sbagliato, è quello di dare nel breve tempo possibile una risposta immediata e risolutiva alle mille domande che ci possiamo porre, quello sì. Quindi che la domanda deve essere aperta continuamente è già questo un momento di riflessione che ci porta ad andare avanti. Poi le trasformazioni reali e concrete... Sì, ci sono piccoli pezzi, li vedremo un domani, le costruiamo insieme singolarmente, non abbiamo la risposta, però sicuramente quello di riformulare la giusta domanda e porci sempre in dubbio rispetto alla domanda da porci, questo sì. Non è una risposta, però mi ha stimolato più che altro il discorso che delle troppe domande, a volte ci saturiamo, quello volevi dire, sì. Delle troppe domande, diamo le risposte. Ci si ingolfa, poi si rischia di sterilire e ci si blocca, blindati dalle nostre stesse domande. Ma la domanda deve essere ben posta. La poni quando hai un sapere, una capacità di analisi che guarda a 360 gradi e cerca di decentrarsi un po' dal nostro punto di vista, fondamentalmente. In quel senso lì non è deumanizzante, però sposta appunto la visione, qui c'è il discorso del post-umano e anche quel discorso lì. Riproporre altri paradigmi, cioè altre prospettive da cui guardare il mondo. Non è facile, è vero, un gioco di teatro, se vogliamo. Il teatro e l'arte, ecco, l'arte forse è quella che ci aiuta di più in tutto questo discorso. Poi l'arte forse è l'unica forma che anticipa la filosofia e anticipa sempre la scienza, che ci permette di cogliere qualcosa che viene colto appunto con l'intuito. Magari la risposta già ce l'abbiamo nell'opera d'arte, la vediamo. L'artista, il genio, coglie prima, no? Per intuito. Poi c'è tutto un lavoro magari di secoli di elaborazione, di arrivare a cogliere poi... Che non ci abbiamo quella. Tutto tempo. No, dai, spero di sì. 5 milioni prima dell'esplosione del sole, le abbiamo. Quello è un dato, cioè. Ma forse parlava di noi. Di noi, ah sì. Non è detto, dipende dalla tecnologia, come magari ci congelano queste nuove forme di congelamento e qui. Cioè, almeno per viverli, se devo stare più vivo, a meno che li vivo, non detto un congelatore. No, infatti. Allora, ringraziamo. Grazie. Io ringrazio voi veramente perché hai parlato tantissimo, hai interagito tantissimo, veramente. Proprio stimolante, cioè no, veramente.